stretto tra i due Matteo, quello di governo e quello di opposizione, il premier Conte prova a schivare colpi. Salvini lo incalza sulla vicenda della nave Gregoretti. Il leader leghista avrebbe conservato copia dei contatti con membri del governo, dal premier al ministro degli esteri, sul caso della nave militare con i migranti a bordo. L'altro Matteo, ossia Renzi, invece continua a prendere decisioni in contrasto con quelle della coalizione e solleva dubbi e chiede modifiche su riforma della prescrizione e delle intercettazioni. A sostegno del premier invece si schiera il segretario Dem Zingaretti, che riconosce in Conte indubbi e capacità di leadership, oltre ad essere un fortissimo punto di riferimento di tutte le forze progressiste. Dopo aver incassato invece più di un successo di piazza, le sardine per il momento non si costituiranno in un partito, mentre potrebbe nascere una nuova formazione politica. Si tratta dell'associazione Voce Libera della vicepresidente della Camera di Forza Italia, Mara Carfagna. Credo che sia un appello a quel pezzo d'Italia che non si riconosce nella sinistra, che si riconosce nei principi e nei valori liberali, che fa fatica a votare Lega e Fratelli d'Italia e che cerca invece un'alternativa. Ad aderire al comitato scientifico della nuova associazione anche l'economista Carlo Cottarelli, al quale fu affidato dal capo dello Stato un mandato esplorativo durante il complesso travaglio post-elettorale prima del varo del governo Conte 1.